come li chiama Iannacci. Vincenzi, dottor Vincenzo. Come sono venuti? Non mi dovevi chiamare però, Enzo. Perché secondo te uno così, come lo chiameresti tu? Il signor Porcaro. No, uno giusto regolar corrente. Questo è repellente. Più o meno. Lui è... Pena. Bello. Ma di siccome, Francesco? No, dunque, Giorgio Porcaro. Lui è un altro ragazzo che... era abbastanza bello allora. Adesso è migliorato. Lui ha passato i 50, lui. Passati, ma molto però. Stai calmo, non suggerire. No, è vero. Come hai fatto di fare una figura con la scena più ma guarda che siamo andati bene. Poi gli altri due. Poi c'è un problema. Gli altri due, qui c'è stato un rivoluzionamento che è un po' stata colpa mia. Al tempo di quando mi commissionarono un pezzo che mi fu legato al collo, fui fucilato nei cortili di Via Teulada. La tappezzeria. C'era lapide, infatti. C'era lapide. Si chiamava questa commedia, era la tappezzeria che girò l'Italia, di cui facevamo un film anche per la televisione. E c'era anche un altro personaggio che poi verrà, spero almeno, viene da oltreoceano. Personaggio anomalo invece che è al di fuori, che fa tutto da solo, devo dire, io farei un applauso, è Teo Teocoli. Teo Teocoli, un applauso. Complimenti. Mentre i repellenti hanno avuto una storia di aiuto, devo dire, malgrado protagonisti, e ora vengono fuori tutti per conto loro. Giorgio Porcaro fa i film, fatto di film. Mauro fa i film, eh. Il Teo non fa niente, rovinato. Teo è venuto in una specie di interludio quando io ero in America a studiare per imparare a fare il medico, essendomi considerato asino perché qui non imparavo niente, e lui è tutto Pozzetto era nell'interludio in cui Renato Pozzetto, i Cocchi, i Toffoli si stavano un po' barcamenando, non c'erano più. Gli altri non erano ancora venuti e lui era da solo e ha fatto tutto da solo. A proposito, mi hanno passato un biglietto che ha telefonato Celentano. Immagino che sia arrabbiato con te perché hai detto qualcosa che non andava bene. Non lo dica, basta. Non è vero, ti ho scherzato. Basta parlare, io mi presento, tolgo la giacca. Lui assomiglia un po' a Riesco. No, è vero. No, un po' sì. Ma quello da solo. Hai fatto già farla più. Venuto bene. Comunque. Qual è la cifra di quello che loro fanno? Cioè, cos'è cambiato rispetto al surrealismo vostro? Qual è il loro tipo di comicità adesso? È una comicità che è legata alla generazione dei 23 ai 27 anni. Io li ho conosciuti 4-5 anni fa, grazie a Boldi. E io avevo scritto con Beppe Viola questa cosa qua, che si chiama La Tappezzeria, e per cui... è stata provata, registrata, filmata, abbiamo fatto cose alla radio, eccetera, eccetera. Un po' ne ha fatta, un pezzettino ne ha fatto anche Teocoli, poi ha lavorato da solo, eccetera. E da allora sono nate... Chissà che dopo, nell'ultimo Blitz, non riusciamo a farne vedere un pezzettino. Adesso magari è l'ora che Porcaro si esibisca subito. No, io non voglio esibirmi. Tu non mi dovevi portare qua. Questo mi ha fatto venire i biti nella cannuccia. Santo, madonna, guarda che c'ho la circonvallazione del sangue che non capisci più niente. Scusa. No, la mano a cucchiaietta, una così non ce la faresti, scusa. Tanto per dire, sai cos'è la mano? Ci sono vari tipi di mano, Gianni. Cioè, la mano a morsa di Doberman. Come? Cioè, tu dici alla sbarbadella, fai conto che tipo di menisci che io te lo gratto, no? Come la sbarbadella, dici sì, pum, arriva la mano a morsa di Doberman, come i Doberman Gawanda l'ha feso. Dopo ci fai la mano a previsione del tempo. Cioè, mentre la mano fa così, ci dice, hai visto che bella giornata che c'è oggi, hai visto il vento di sciroppo, beh. Dopodiché, il tempo di un sordomuto mongo. Dico, il tempo di un sordomuto mongo, dico, da fino a tre, come Iron Zaid che deve fare una corsa, e ci fai la mano a cucchiaietta, ricapitolando, c'è mano a morsa di Doberman, mano a previsione del tempo, mano a cucchiaietta e poi c'è Manhattan, che non c'entra niente, ma mettiamo dentro gli steschi e fammi rigare. Devo dire una cosa, è successa una cosa abbastanza così comica, ma succede, il destino. E la parlata è nata, la parlata... pugliese integrata, milanesizzata, è nata diversi anni fa per ridere con Renato, lui lo faceva molto bene. A questo punto io ho scoperto che nella tappezzeria veniva bene fatta a due, con lui e un certo Diego, che la faceva... Che vedremo dopo. Non lo so, deve venire da Parigi, non so se arriverà. A un certo punto... uno va e l'altro non è che si fermi, e l'altro sta lì.
ma devo dire che sono tutti protagonisti, loro sono i miei figli. E io vorrei far fare uno sketch a questi due giovani che sono di una generazione appena successiva, però veramente sono gente alla quale sono molto affezionato. Bene, luci per Teocoli e Boldi. Andiamo, sì. Dove ci mettiamo? Sì, qua. Allora, io vengo subito. Sì, andiamo, sì, fai. Andiamo a vedere. No, adesso. Scusate, siamo un po' impreparati, io ho dovuto tagliare anche i capelli. L'orchestra, questa sera purtroppo non possiamo fare nessuno sketch, in quanto abbiamo portato con noi un ospite che viene da lontano, da Napoli, una persona che noi vogliamo rilanciare sul palcoscenico italiano a livello nazionale, perché ha dato tanto alla nostra canzone italiana, partenopea, ha dato tanto lustro nel mondo e veramente ha bisogno di essere riconosciuto come un grande cantante. Noi lo rivogliamo qui nel nostro palcoscenico. Mi viene persino da piangere a pensarci. Lo vogliamo qui. C'è. Allora, signore e signori, ho l'onore di presentarvi Cipollino, il maestro. Maestro Omar Cipollino, che ci canterà una... se la senti di cantare? No. Lei vorrei... Allora, vuole recitare una poesia, maestro? Una poesia qualsiasi? Come sta Milano? Come è stato il viaggio? Come si sente qui a Milano, nella bella nostra città piena di nebbia e di cose varie? Come si trova? Sono emozionato. Il pubblico mi fa emozione, quando vedo il pubblico sono emozionato, fa emozione però. Ma qui siamo in compagnia, vedo tutti amici. Poi Milano, quando sono a Milano mi piace, Milano è bello, Milano e poi mi sento bene a Milano, aria buona. Sono contento perché Milano, tutti dicono a Milano si sta male, fa freddo, invece no, lei sta bene. Scusate, si vede che ma si vede niente, non è mai successo in televisione una cosa del genere. Si vede che ho mangiato pesante, no, era leggero, ma si vede cosa che... Cosa ha mangiato? Una roba leggerissima. Che cosa? Un'impepata di cozze. Oh, maestro. Guarito, ma è passato. No, è stato un male passeggero, si è passato. Oh. Lei è pazzo. Sì, qui ridono, ma... No, ma mi è passato, sto bene. Sta meglio. Benissimo. Allora, cosa ci recita questa sera? Tra le migliaia e miliardi di centinaia di milioni di poesie che ho scritto in questi ultimi 20 giorni... Sì? Ne cito una che è tratta da un libro che ho scritto... No, sono guarito, mi è passato. Sì, ma... Dicevo, tra le centinaia di miliardi... Di... Ne scelgo una a casa, che leggo a casa, sì. A pizza. Bene. Quale pizza? Margherita, quattro stagioni. Bene. Carciofo. C'è l'uovo. Salsiccia. L'uovo. Uovo. Questo. Non mi piace. Perché? Calzone. Non mi piace. Sta meglio? Mi sento bene. Bene. Leggio. No, leggio. Ma però leggio. Come leggio? Leggio. A pizza. La pizza. A pizza. Margherita si può dire? Eh? Margherita. Che è? Il maestro, ha ragione, il maestro, ha ragione, maestro. Si è emozionato, ma... Questo, basta un non nulla per emozionare la... Staccate quel telefono, per piacere! Oh! Ciapa. La pizza. Per piacere, scusate, grazie. Ti faccio venire le orecchie come Star Trek. Pronto? Mi piace. Sì.
emozionale, mi scusa. Shh, fa piacere. Grazie. Era una sera maggio. Prego. Era una sera maggio. E bella. Hai brutta di vinto sole, patti patti in dalle patti patti. A pizza kill! Hai brutta di vinto, vita mio cuore! L'unica che mi viene in da cara! E chi lo voleva, ma chi lo voleva di vinto la gratuita! E chi lo voleva andare a fare? Lo zappatore! Lo zappatore! Ancora dentro per me, e chi voleva la pizza? Grazie a molti, grazie a Teocoli.